Continuiamo il nostro viaggio, siamo in Toscana e siamo al padiglione 6, C6, presso Vecchie Terre di Montefili. Vecchie Terre di Montefili, quindi l'accento si sente che ci ricorda leggermente la Toscana, ma proprio una fiorentino, vogliamo dirlo? Sì, fiorentino, sì, no, diciamo, siamo precisi nelle cose, diciamo. Fiorentino, va bene? Sì. Ecco, a me la Toscana mi mette allegria immediatamente. Guardate qua, guardate il sorriso. A me ricorda casa. A lui ricorda casa, a me ricorda il buon vino. Sì, sì, vero? Sì, sì. Vero? Senza dubbio. E parla di questa azienda. Soprattutto il Sangiovese, noi siamo molto Sangiovese centri. Cioè, praticamente ora sono un po' emozionato perché non sono abituato a vedere. È di cuore, diciamo il Sangiovese di cuore, lo vogliamo dire? Sì, bel sì, termine, Sangiovese sì, di cuore. Sangiovese è il vino che mi ha dato l'imprinting da bambino. Okay, mio padre, il primo vino schietto che mi faceva bere era quando si andava dal suo amico a prenderlo con le damigiane. Sì. E lì si parlava solo di Sangiovese. Certo. Si poteva parlare di Canaiolo e un po' di sì, mammolo, ma proprio così, sì, come sì, se non c'avevi argomenti. Insomma, sì, praticamente, senza argomenti. Ma avresti mai pensato poi che sarebbe stato il tuo lavoro? Beh, c'erano le premesse. C'erano le premesse, vero? Perché il vino mi è sempre piaciuto. Da piccolo già. Cioè, sì, sì. Non sì, lo bevevi, l'assaggiavi no, proprio no, così. Ma... vabbè. La cosa, diciamo, più come dire, più di sangue mi potevano fare era il pane col vino e lo zucchero. Ah, mamma mia, anche io da bambino l'ho sì, mangiato un po', eh. Però nel mio caso è che c'era poco da mangiare, si aromatizzava, diciamo, un po' col vino, tanto sì, zucchero sì, e pane, però sì, era sì, tanto davvero. Senti, allora, questa azienda, dimmi, dove è situata? Allora, noi siamo situati nel comprensorio dell'Unione Viticoltori di Panzano. Uh-huh. Quindi siamo a Panzano in Chianti, il comune è Greve in Chianti. Greve in Chianti, certo. E noi siamo nel cuore della Uga di Panzano, perché parlando di Chianti classico è giusto anche iniziare a parlare delle unità geografiche aggiuntive. Sono 11 e noi fra l'altro siamo un po' ai confini, quindi abbiamo una vigna nella Uga di Montefioralle, mm-hmm, e tutto il resto, il corpo dell'azienda, è nella Uga di Panzano. Siamo i più alti del territorio, praticamente si va dai 480 metri ai 540, la vigna più alta è proprio la vigna nella Uga di Montefioralle, e comunque sì, è una collina che si è formata con tre lingue di terra. Quindi noi abbiamo fatto dei carotaggi nel terreno per capire se c'erano queste tre lingue di terra che avevano composizione del terreno diverse. Perché poi assaggeremo i Sangiovesi, non è soltanto la tipologia di impianto, l'anno di impianto, ma è proprio il suolo che dà sentori diversi. Quindi Vedo che hai un rosato, vino che io amo moltissimo. Rosato è un po' il bianco che non abbiamo in azienda, quindi quando arriva qualche ospite è il nostro il saluto di benvenuto. Saluto di benvenuto, è un Sangiovese in purezza, si può vedere anche dal colore sì, che è bello rosato, sì, tendente leggermente all'arancio, però è rosato, è un bel rosa. Rosato. Dalla bottiglia si macerazione breve. Sì, praticamente è vinificato come se fosse un vino bianco. Uh-huh. Criomacerazione, quindi noi usiamo il ghiaccio per mantenere inalterati i profumi, i sentori. Questo andando avanti sempre di più serve un po' di freddo, perché questo caldo è una cosa che... Sì, ora poi io tecnicamente in fondo sono soltanto il commerciale dell'azienda. Però questo qui è un vino non banale, perché è un Sangiovese che mi viene in mente a chi piace la carne e però la beve in luglio dalle nostre parti, un rosato che puoi ci mettere bene, in frigorifero ci sta senz'altro. Assolutamente bene. Quindi tu lo consiglieresti con cosa? Con la ciccia? Beh, da noi chiaramente parlare di pesce nel cuore della Toscana è difficile, bisogna andare sulla costa per parlare di pesce. Sì, praticamente sì. Quindi io lo consiglio ancora, io lo amo molto
lo amo molto sulle frittatine di verdura. Ah, che da noi si danno anche come aperitivi, no? Quindi magari una frittata invece servita calda, servita fresca, con magari asparagi. Ora specialmente ci sono asparagi selvatici di campo, che è tutto sapore. Se no, anche... comunque io sul globo sì, un pochino globo lavorato. Sulle proteine. Secondo me sì. Sì, ottimo, ottimo. Chiaramente per trovare un'alternativa alla carne. Certo. Mentre va bene anche come aperitivo con i salumi o con dei formaggi, però meglio formaggi freschi. I salumi per me è un abbinamento un po' difficile, però buono con buono, diceva mio nonno, va sempre bene. Assolutamente. Adesso che cosa ci fai assaggiare? Io vi farei sentire il Chianti Classico. Vai col Chianti Classico, vai col Chianti Classico. Te lo rifrego. Eccolo qui. Sempre Sangiovese in purezza, annata 2019, che è l'annata attualmente in commercio. Sì. Noi usciamo sempre un pochino dopo, proprio perché per le caratteristiche del territorio, eccetera, altrimenti la nota acida tipica dei nostri terreni sarebbe troppo aggressiva. Quindi adesso invece è bello elegante. A parte usciremo a breve, fra qualche mese o 2020, però ha una nota acida che molto. Fa bella freschezza. Bravo. E questo qui sulle papille gustative, soprattutto laterali, ti viene la voglia di rimetterlo in bocca. Il bello di questa tipologia di vini è che non sono buoni solo all'assaggio. All'assaggio senti se un vino ha difetti oppure no, certo. Però quando finisci la bottiglia vuol dire che è il vino giusto. Ah sì, sì, sì. Io dico sempre che se il vino è buono il bicchiere rimane vuoto. Bravo. È vero. È vero. È vero. Guardate che bel colore. Sono veramente... È proprio la Toscana. In totale accordo con te. Poi? Poi c'è la Gran Selezione. Vai con la Gran Selezione. Gran Selezione sempre il 2019, sempre un Sangiovese in purezza e la selezione di una singola vigna, ampio profumo, chiaramente, cioè, un'avvolgenza rispetto al Chianti superiore sicuramente. Allora, mentre quello è un fine, parlando di mercato, quello è un fine corsa, questo è uscito sul mercato il 1° di marzo, proprio perché è molto più complesso, però grandi profumi, e questo qui, ecco, questo incomincio a vederci bene una bella bistecca. La fiorentina ce la faresti? Una bella fiorentina al sangue. Vero, eh? Perché da noi se la chiedi molto cotta... Niente, ti buttano fuori subito, si rifiutano. Si rifiutano il servizio. Basta che gli porti in pezzettino uguale, via, fuori, sì, immediatamente. Sì. Ottimo, ottimo. Io vorrei anche cucinare con questo qua. Che ne pensi? Un brasato ce lo faresti? Beh, allora, è un bel brasato, Bisogna metterci della carne importante. No, noi abbiamo un livello d'ingresso che è un Cabernet Franc con Sangiovese. Un vino più semplice. Però lì ti consente anche di lavorarci, quindi puoi buttare via, tra virgolette, buttare via una bottiglia. Qui sprecare, perdonami, una bottiglia di questa importanza, sì, la terrei più per pulirmi il palato che per cucinare un piatto. Ma tu ne vedi che io ne prendo molto poco perché mi dispiace poi, ne bevo tanti e non si può. Quindi io evito di farmene versare tanto perché a me sprecarlo non mi piace assolutamente. Lo so, però d'altra parte noi si fa uno sporco lavoro. E qualcuno lo deve fare, assolutamente. Qualcuno deve fare e a volte non si può soltanto bere, sennò poi è vero, hai ragione, diventa un problema. Ascolta, si chiude? Volentieri, magari ci vedremo prossimamente per altri vini. Io vorrei proprio assolutamente continuare con voi e vogliamo invitare i nostri... Chiaramente l'invito è in azienda. Noi siamo sempre aperti 7 giorni su 7, chiaramente se uno prende una prenotazione
riusciamo a stargli più dietro e quindi a seguirli meglio. Vinitaly, vi troviamo al padiglione 6C6 presso la Vecchie Terre di Montefili. Vecchie Terre di Montefili, ottimi vini toscani. Grazie, ciao. Grazie a voi.